Amici, buongiorno a tutti. Oggi è con noi Riccardo Zamana. Ciao Riccardo. Ciao, ciao Massimo. Senti, allora io innanzitutto devo dire tu cosa fai nell'azienda BeanTech e lo dico l'italiana perché abbiamo fatto una chiacchierata qualche istante fa e avevo il dubbio, la Esatto. devo dire all'inglese o all'americana? Quindi, siccome Vero. io adesso leggo, tu saresti Smart Factory Business Unit Manager. Giusto? Ho Sì, detto, spero corretto. di aver dato giusto. Di che Corretto. cosa ti occupi e cosa fa BeanTech? Allora, beh, diciamo, partiamo con che cos'è e che cosa fa BeanTech, perché BeanTech è una realtà informatica che da più di 20 anni ormai accompagna le aziende, diciamo così, durante tutto il percorso della digital transformation. E qua riguarda la mia parte, diciamo, la parte di cui mi occupo in BeanTech, la parte di Smart Factory. Diciamo, in BeanTech io mi occupo del settore manifatturiero e il mio compito è quello di aiutare le aziende a cogliere le opportunità dell'Industria 4.0. Di fatto, comunque, BeanTech è un mix di cose, di cui Smart Factory è una delle componenti, quindi è vista, diciamo così, come il partner informatico che supporta le aziende nella gestione dell'intera filiera del dato, perché di fatto c'è un'offerta circolare, quindi in BeanTech tu puoi trovare di fatto un unico interlocutore per soluzioni che vanno dall'acquisizione dati all'architettura IT, agli sviluppi software personalizzati, alla gestione di processi, l'analisi del business, l'implementazione dell'intelligenza artificiale e ovviamente legata, nel mio caso, alle sedi produttive. Ecco, e la forza di BeanTech è appunto essere, diciamo così, un interlocutore unico per tutti questi aspetti. Ecco, tu hai parlato proprio di intelligenza artificiale e diciamo che il focus su questo aspetto negli ultimi anni sta diventando veramente importante. E come può aiutare il settore industriale, la vostra azienda, in un periodo di grande trasformazione? Perché è innegabile come questo. Sì, è certo che mentre fino a un paio di anni fa, diciamo, l'intelligenza artificiale era vista come una disciplina sperimentale, cioè vista come un desiderata. E oggi invece, a mio parere, è l'unico driver da sfruttare per il miglioramento delle performance produttive. Quindi, se diciamo così, rispetto al fatidico 100% di produttività, oggi se dobbiamo spuntare qualche punto percentuale in più per riuscire ad avvicinarci a questa fantomatica produttività perfetta, lo possiamo fare soltanto grazie all'intelligenza artificiale. E quindi oggi è assodato che quando parliamo di AI non parliamo più di un desiderata o di uno sperimento, ma parliamo di reale applicazione industriale. Ci tengo però a spiegare che cosa vuol dire. Vuol dire che oggi un'azienda manifatturiera ha bisogno dei mezzi per raggiungere subito una condizione operativa per cui poi applicare l'intelligenza artificiale. Quindi pensate sempre che l'intelligenza artificiale è uno strato che si mette on top a una infrastruttura di gestione del dato che deve essere presente. Quindi oggi l'intelligenza artificiale industriale significa di fatto reattività nel prendere decisioni. E questo è importante per le aziende del manifatturiero perché oggi hanno il compito di mantenere un vantaggio competitivo e di avere un preciso time to market. E questo, per esempio, è uno dei motivi per cui noi in BeanTech abbiamo realizzato un software che si chiama Brainkin, il quale permette ai nostri clienti, diciamo così, di guadagnare subito un immediato vantaggio competitivo, perché di fatto l'adozione di questo software connette immediatamente l'impianto, quindi il plant produttivo, in modo tale da poter lavorare subito su quello che è l'intelligenza artificiale, che però va sempre applicata al singolo processo produttivo. Quindi non c'è una IA che va bene per tutti, c'è una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che però va calata in ogni realtà produttiva. E noi forniamo prima di tutto quel substrato software che permette di partire subito a fare la cosiddetta innovazione. E quindi, ma per farvi capire meglio, diciamo cos'è l'intelligenza artificiale in industria, ve lo dico così con poche parole, perché magari potrebbe essere anche inteso come un termine molto complicato.
non è più dire la macchina mi segnala che. Okay? Oggi il concetto è la macchina è già intervenuta e poi mi ha riportato il perché l'ha fatto. Quindi noi dobbiamo fare questo passaggio e per farlo noi, diciamo così, abbiamo tutti gli strumenti, tra cui Brainkey, che è utilizzato per applicare l'intelligenza artificiale all'industria. È interessante perché hai parlato di industria, hai parlato di intelligenza artificiale e io ti aggiungo un'industria 4.0 perché ormai se ne parla Certo. spesso. E quali sono le nuove sfide appunto dell'industria 4.0? Ah, questa è una bella domanda. Allora, se devo fare un riassunto della mia esperienza lavorativa fino ad oggi, secondo me le sfide che affronteremo assieme all'industria, perché siamo un tutt'uno con l'industria, secondo me sono almeno tre. Provo a spiegarle. Allora, la prima non c'entra la tecnologia intanto. La prima sfida è creare un metodo per creare fiducia tra le persone e quello che è un processo guidato dall'intelligenza artificiale. Intendo dire che oggi c'è molta diffidenza o molta incertezza nel capire cosa può fare l'intelligenza artificiale o semplicemente anche per proporre delle azioni, okay? Non è detto che debba prendere in mano la situazione l'intelligenza artificiale, ma potrebbe anche solo proporre, oppure mettere in salvo situazioni produttive critiche. Per esempio, una produzione che è andata in deriva, per cui c'è un ammontare di scarto, quindi di inquinamento, che potrebbe essere molto grande, e tramite interventi automatici, intelligenti, si capisce che magari un prodotto esteriormente è anche buono, però la sua qualità è pessima e quindi praticamente verrebbe giudicato scarto nell'istante successivo alla sua produzione. Oppure, per esempio, il fatto di dire che attraverso l'intelligenza artificiale è molto più semplice mantenere in una zona di comfort i macchinari. Oggi molti macchinari funzionano bene perché c'è chi li conduce con tanta esperienza. Il problema è che queste persone sono, come dire, anche pronte ad andare in pensione tra qualche anno e il ricambio generazionale non può essere un impedimento per il fatturato di un'azienda. Chiariamoci. E quindi, secondo me, la prima cosa da fare, la prima sfida da affrontare è quella del creare un processo di fiducia. Mentre, per esempio, la seconda sfida che sicuramente mi viene in mente è quello di, questa è un po' più tecnologica, devo essere sincero, è astrarre in modo digitale l'intero impianto produttivo, quello che oggi corrisponde alla buzzword Digital Twin. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi, diciamo così, ogni azienda pensa a se stessa come un'entità autosufficiente, però in realtà il mondo ci sta insegnando che la cosiddetta supply chain, quindi la catena di distribuzione, è molto più estesa di un singolo anello, quale potrebbe essere il plant produttivo di un pezzo di una macchina o del pezzo di un qualsiasi oggetto, oppure del chi fabbrica, come dire, la materia prima che poi deve essere rilavorata n volte prima di finire all'interno di un supermercato. Ok? E quindi le aziende oggi devono avere gli strumenti per poter essere de facto un membro di catene produttive e distributive più ampie. Ed è non è la performance della singola azienda che conta, no? Ma è la performance dell'intera catena. E quindi tutta la catena va monitorata. E per essere monitorata deve esporre gli stessi dati, o meglio, i dati in modo leggibile dagli altri. E quindi ci deve essere massima trasparenza, quindi parlare la stessa lingua, essere digitalmente visibili e tutti che dicono nel bene o nel male quello che sta succedendo. E la terza, che secondo me è una sfida, diciamo così, basilare, quindi potrei metterla alla prima, adesso che ci penso, diciamo, è la capitalizzazione del dato. È difficile, cosa vuol dire capitalizzare il dato? Tante persone, tante aziende mi dicono: io ho passato gli ultimi anni a raccogliere dati. E adesso la mia domanda, io rispondo con una domanda e dico: ma voi avete raccolto i dati giusti? Perché raccogliere non è sufficiente. Il problema è riassumere quello che tu hai raccolto con un indice, cioè vuol dire un numeretto che va da 1 a 10, che ti permette di prendere una scelta
di fare una valutazione, cioè di prendere una decisione. E magari questa decisione è di tipo economico, scarto o non scarto, oppure di tipo strategico. Questo prodotto che magari ha una qualità bassa per questo ordine di produzione potrebbe essere compatibile con un altro ordine di produzione che in realtà è compatibile con quel set di qualità che sono comunque riuscito a raggiungere. Questo è un esempio, diciamo così, banale se vogliamo in industria, ma in generale capitalizzare il dato significa non raccoglierlo, ma trasformarlo in un'informazione leggibile anche da chi non ha la minima competenza tecnica, in modo tale che quel numerello lì gli consenta di prendere una decisione che porta del valore, risparmio o guadagno o miglioramento della strategia produttiva. E questo è importantissimo perché secondo me è toccato vari aspetti che spesso le aziende trattano o trattano in compartimenti stagni, invece tutti questi aspetti devono essere legati fra di loro da una serie di cose. Altra domanda che sento dire, o meglio, ci sono delle parole, dei termini che sento usare dagli analisti, sono riduzione degli scarti, controllo efficienza Giusto. energetica, se non vado errato, disponibilità dei dati. È così anche per voi? Sono parole importanti queste. Sì, diciamo che è sempre stata una questione di performance, cioè fare la cosa giusta al momento giusto in modo da non perdere nemmeno un secondo. Però è anche vero che non parliamo più solo di scarti o di disponibilità del dato quando parliamo di performance. Ormai siamo andati un passo in avanti, cioè la macchina non può essere solo parlante, la macchina deve essere intelligente. E quindi la domanda è: come reagisce la macchina in funzione dei dati che essa stessa produce? Intanto è capace di reagire? Oppure l'intelligenza della macchina, perché parliamo di intelligenza di macchina, quanti flussi di dati permette la macchina di confrontare per reagire in modo più completo e ragionato? È un termine forte, ragionato. Perché spesso la macchina in sé non può prendere decisioni, perché magari sta andando benissimo, ma è all'interno di un contesto produttivo dove la macchina esattamente successiva sta avendo un problema e quindi la velocità di produzione non ha senso che sia la stessa. La domanda è: se il tempo di reazione di un essere umano è di qualche minuto, in quel minuto quanti beni ho prodotto? Ci sono produzioni che vanno a centinaia di beni al secondo. Quindi in 2 minuti io ho fatto migliaia di scarti. Domanda è: c'è un sistema per diminuire drasticamente questo tempo che ti interconnette tra un fenomeno, che può essere un fenomeno di contesto, quindi non legato a una singola unità, e una reazione di contesto? Spegnere la macchina, rallentare la velocità, lanciare degli allarmi, notificare persone, cambiare le priorità di una manutenzione. Ci sono mille cose che si possono fare. Diciamo che da questo, e su questo è un esempio, l'esigenza è, diciamo, di avere un sistema industriale digitale, distribuito e direi anche capillare, in modo tale che ci sia un unicum pensante, okay? Attraverso la conoscenza dei dati di ogni singola macchina e anche delle macchine che stanno intorno, dell'impianto energetico che sta intorno alle macchine, quindi anche l'edificio stesso. I dati di produzione, gli standard di qualità, le materie prime e soprattutto. Questa è un'altra cosa importante, produzioni analoghe passate, perché è guardando il passato che noi riusciamo a migliorare il futuro. Bello slogan questo, però ci ha spiegato bene bene di che cosa si tratta. Senti, allora entriamo un po' nello specifico, no? Perché io volevo farti anche un'altra domanda. Quindi, quali sono gli strumenti che avete messo in campo per rendere più sicuro e facile quello che tutti dicono che sia uno spauracchio, la digital transformation Sì, delle allora, la aziende? parola esplosiva, digital transformation, se associata alla parola security, mettiamola così. Eh Allora, sì. cerco di dare la risposta migliore che posso dare oggi, anche se l'ambito della cyber security è un ambito tuttora in estremo movimento, in estremo cambiamento, anzi. Comunque, diciamo così, le organizzazioni in generale iniziano un percorso di trasformazione. Ovviamente con l'obiettivo di diventare più competitive, no? Muovendosi più velocemente e in modo più intelligente.
il pericolo di fare una trasformazione digitale non sicura, okay, è dato dal tempo di reazione. Cosa vuol dire? Faccio un esempio. Si pensa che un aumento della produttività deriva dal fatto di eliminare tutto quello che crea latenza. Tutto quello che mi rallenta mi induce a produrre meno. Okay? E quindi in questo caso, per esempio, mantenere un approccio, parlo di digital transformation, mantenere un approccio progettuale, magari con i tempi stretti, senza l'ausilio di soluzioni già pronte che sono sedimentate nel tempo per lo scambio dati, l'esecuzione per esempio di algoritmi di intelligenza artificiale, spesso compromette in prima battuta la riuscita di progetti. Comunque è mancante di tutta una serie di accortezze legate alla compliance dei dati e alla sicurezza in termini di comunicazione. Cioè, se fai le cose in fretta, è chiaro che devi buttare dalla torre qualche cosa e butti giù dalla torre quegli aspetti che ti sembrano in quel momento meno importanti per riuscire a accorciare i tempi per avere più produttività. Okay? E quindi quegli ostacoli in realtà poi ti si presentano più grandi dopo, no? E per esempio, in Beantec, attraverso Brainkey, invece, quello che facciamo è attraverso anche chiaramente le competenze e i servizi che abbiamo dedicati alla sicurezza informatica in campo industriale, ci tengo a sottolinearlo perché security vuol dire una cosa, security in ambito industriale è un'altra cosa, è una specificità che non sempre si trova. Comunque in Beantec quello che ci impegniamo a fare è di aiutare clienti ad approcciare la trasformazione in modo normato, cioè sempre considerando quegli aspetti che prima abbiamo detto essere quelli di poco conto, ok? E quindi diciamo che tutti gli aspetti, quindi tutte le reti, cioè quella industriale, la rete IT, il discorso del mettere il software in casa o portare il software in cloud, è tutto gestito secondo le best practices della cyber security e applicate da oltre 20 anni in ambito industriale. È chiaro che l'aspetto, diciamo così, della facilità d'uso per Beantec sta nella prontezza e nella configurabilità estrema dei software che facciamo, come ad esempio Brainkey. Quindi, nonostante il software contempli tutta una serie di pratiche che porterebbero il software ad essere complicato, il beneficio è comunque di mantenerlo semplice, in modo tale che sia un sistema accessibile, agnostico rispetto alla macchina e soprattutto che permette di parificare ogni componente dell'impianto, cioè vuol dire macchine vecchie, macchine seminuove, macchine di nuova generazione, dopo lo strato dove agisce Brainkey, si presentano tutte in ugual modo, e in termini di trasmissione dati e appunto in termini di reazione, la famosa reazione di prima. Ed è questa la chiave di volta che ci permette di rendere, diciamo così, l'intero impianto un unico ente in formato digitale. Poi è chiaro che uno potrebbe dire, io voglio provarlo questo sistema per vedere se effettivamente è vero e se effettivamente nel mio modo di fare industria questo sistema mi porta dei benefici. E abbiamo notato che molti software che in ambito industriale ormai adottano una politica, una formula che abbiamo deciso di adottare anche noi, che è la formula del try and buy, perché riteniamo che il cliente, se lo prova, capisce quanto è facile applicare la trasformazione digitale, attraverso però ovviamente l'uso non di un progetto fatto alla rinfusa, ma attraverso l'uso di uno strumento consolidato, ok? Però sul quale è possibile applicare, magari anche in seconda battuta, le proprie particolarità. Questo è importante anche perché così, oltre che dopo aver parlato di servizi, prodotti, cosa fate, abbiamo anche messo quella ciliegina sulla torta che è, non ti fidi o Prova. vuoi provarlo? Eccolo qua, c'è la prova, c'è il trial, come si Esatto. diceva una volta, no? Senti, ultima cosa, visto che abbiamo parlato tanto della tua azienda, a questo punto io ti dico, bene, se qualcuno è interessato a sapere di più di voi, dove vi può trovare? Allora, è chiaro che sicuramente il primo punto dove siamo ben visibili anche in termini di riferimenti citati o use case,
ci sono molte aziende che sono direttamente sul nostro sito internet, con nomi e cognomi, okay, e dichiarazioni pronte a sottolineare il lavoro che abbiamo fatto. Quindi io vi invito ad andare sul sito www.beantech.it. Oppure, se volete, mi scrivete direttamente. Il mio indirizzo è riccardo.zamana@beantech.it. Bene, Riccardo, sei stato gentilissimo perché hai spiegato, sei entrato nel dettaglio su quello che fate perché è un qualche cosa di particolare, magari capisco che non sia proprio per tutti, ma era giusto darti voce perché abbiamo reputato noi di Social & Tech che quello che fate sia importante da far capire alle aziende perché viviamo, ribadisco, in un momento molto particolare, momento di cambiamento, e quello che fate voi può essere un grandissimo aiuto per le aziende Grazie a voi italiane. Io ti e a ringrazio di presto. tutto.